Ciao a tutti, mi presento, sono Irene e oggi vi farò un po' da apripista rispetto a questo webinar per poi lasciare la parola a Mattia e Ilaria che vi esporranno e vi presenteranno tutte le funzionalità di Google Analytics. Quello di oggi, come i precedenti due appuntamenti, ha l'obiettivo di cercare di condividervi le nostre competenze. Abbiamo appunto organizzato questa iniziativa Business Educational per cercare di dare appunto degli spunti, degli stimoli positivi a tutte le aziende, soprattutto in questo momento di cambiamento e di stravolgimento un po' della normale routine lavorativa. Il webinar dura un'ora, come per le altre volte, quindi ovviamente sarà una panoramica. Cercheremo però di essere il più chiari e esaustivi possibili. L'obiettivo di oggi, come dicevo prima, è imparare e provare un po' a conoscere Google Analytics. L'importante per noi è farvi capire la valenza che hanno i dati e soprattutto l'analisi dei dati. Quindi saper leggerli significa avere la possibilità di verificare le vostre azioni di marketing per testare quelle che già state facendo, ma anche farne di nuove. Io adesso cedo la parola a Ilaria e Mattia, che in Bizen si occupano di SEO, di posizionamento sui motori di ricerca, e quindi buona continuazione. Va bene, intanto ringraziamo Irene. Ok, grazie. Okay. E noi ci occupiamo di SEO e SEM all'interno di Bizen. Oggi vogliamo darvi un'infarinatura generale di Analytics, andando a vedere un pochino quei rapporti che sono un po' più irrilevanti per fare poi un bilancio delle nostre operazioni di marketing, e ci attenderemo ovviamente, visto che siamo in due a parlare oggi, e inizia Ilaria. Va bene. Andiamo. Ora vi vado ad illustrare l'agenda sul corso di Google Analytics e sull'importanza di analizzare i dati. Allora, come prima cosa andremo a vedere cos'è la Web Analytics e qual è la sua importanza per l'analisi dei dati digitali. Nel secondo punto invece faremo una panoramica su Google Analytics, su cos'è, com'è strutturato e su come funziona. Nel punto 3 invece tratteremo la tematica del monitoraggio, quindi cosa si può misurare con Google Analytics, quali sono i report più importanti e dove posso vederli all'interno della piattaforma. Come ha detto anche Irene prima, il nostro obiettivo di oggi è quello di darvi un'infarinatura e di rendervi, diciamo, più autonomi nella visione e nella lettura dei più importanti report di Google Analytics. Successivamente, nel quarto punto, parleremo dei KPI, cioè dei Key Performance Indicator, che sono gli indicatori di performance che ci permettono di valutare la bontà o meno di una nostra strategia digitale, e si differenziano però a seconda del tipo di sito che abbiamo. Per esempio, ci basti pensare alla differenza tra un sito istituzionale e un sito e-commerce. Sicuramente gli obiettivi dei due saranno differenti e quindi poi vi andremo a spiegare. Alla fine di tutto, quindi nel punto 5, trarremo le somme di tutto ciò che abbiamo detto nelle slide precedenti. Ok, iniziamo parlando di Web Analytics. Allora, che cos'è la Web Analytics? È la disciplina che studia le performance del sito internet e delle azioni di web marketing. Questa è proprio la definizione. Con la Web Analytics noi possiamo identificare un sistema di tracciamento, quindi effettuiamo il tracciamento degli utenti di un sito web che è mirato alla profilazione dell'utente sia per finalità statistiche, ma anche per effettuare le attività di marketing mirato. Quindi l'utilizzo degli strumenti di Web Analytics ci permette di identificare le metriche corrette, le dimensioni chiave che poi ci permettono di comprendere le performance delle nostre piattaforme web, come può essere un e-commerce, un'applicazione o anche il nostro stesso sito internet. Tramite questi strumenti quindi possiamo analizzare i risultati, effettuare dei confronti e scoprire come gli utenti si comportano, cioè come fruiscono dei nostri servizi digitali. Quindi l'obiettivo ultimo della Web Analytics è proprio quello di migliorare la performance, quindi proprio la customer experience dell'utente. Per Web 2.0 intendiamo l'insieme di tutte le applicazioni online che ci permettono uno spiccato livello di interazione tra il sito web e l'utente. Ora come ora sappiamo tutti che internet è sempre più complesso, quindi coinvolge utenti che navigano da diversi device, in diversi luoghi del mondo,
con comportamenti di navigazione e o acquisto differenti e che vanno anche ad interagire tra di loro. In questo scenario, quindi, per noi risulta necessario conoscere il comportamento, il grado di interazione degli utenti con il nostro sito, per poi poter attuare delle strategie che siano efficaci e che ci permettano di raggiungere gli obiettivi che noi ci siamo prefissati. Più facciamo poi in modo che l'utente faccia un percorso, compia un percorso semplice, intuitivo e lineare, maggiore sarà sicuramente il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati e quindi aumenteranno le conversioni e aumenterà anche il livello di engagement dell'utente stesso, che possiamo misurare in diversi modi, come l'acquisto ripetuto sul sito, come le visite di ritorno, quindi l'utente che visita il sito più volte, o anche tramite delle statistiche, come per esempio il tempo di permanenza sulla pagina, che sicuramente aumenterà proprio perché l'utente è più interessato, il numero di pagine visitate, che anche quello andrà ad aumentare, il tempo che rimane sulla pagina ed altre variabili, altre metriche. Tutto questo per dire che la conoscenza dei canali di comunicazione e dell'utilizzo da parte degli utenti, quindi ci permette di capire quali di questi canali sono più efficaci per il raggiungimento dei nostri obiettivi. In questo caso quindi capiamo se, per esempio, è più profittevole quindi investire su delle campagne a pagamento oppure per esempio nei social. Ora passiamo a parlare di Google Analytics, che è la più famosa piattaforma di web analytics gratuita al mondo. Va da sé che quindi la premessa appena fatta sulla web analytics era necessaria per farci capire tutto quello che andremo ad analizzare d'ora in poi. Innanzitutto volevo sottolineare i vantaggi di Google Analytics per poi scendere nel dettaglio e vedere cos'è, com'è strutturato e come funziona. Allora, principalmente offre gratuitamente e in un unico posto tutti gli strumenti di cui noi abbiamo bisogno per analizzare i dati della nostra attività online. Tra i vantaggi quindi c'è il fatto che ci permette di imparare a conoscere gli utenti del nostro sito, quindi per valutare meglio il rendimento sia a livello di marketing ma anche a livello proprio di contenuti e di prodotti. Ci permette di accedere alle informazioni che solo Google ci può fornire. Ci permette anche di collegare altre piattaforme sempre di Google, come per esempio Google Ads o Display e Video 360, e ancora analizza velocemente i dati e ci dà un'interfaccia, diciamo, intuitiva. Quindi tutti i dati poi che vengono raccolti vengono raggruppati nei report di Analytics, che quindi possiamo utilizzare per dettagliare e capire meglio i clienti e il loro percorso verso l'acquisto, quindi provare poi delle nuove soluzioni per migliorare la nostra attività. Ma quindi cos'è Google Analytics? L'abbiamo un po' già detto prima, però qui diciamo facciamo un po' più chiarezza. Quindi è un servizio di web analytics gratuito che ci viene fornito da Google e che consente di analizzare delle statistiche sui visitatori. Perché è così importante? Proprio perché più del 50% dei siti web esistenti al mondo lo utilizzano come proprio software di reportistica. Ok. Com'è strutturato un account? Quindi, allora, Google Analytics si struttura in organizzazioni, account, proprietà e viste, diciamo dal macro contenitore al micro contenitore. Un'organizzazione rappresenta un'azienda e ci permette di accedere agli account aziendali. In questo caso vediamo che l'esempio è stato fatto con la nostra agenzia, quindi l'azienda può essere Bizen SRL. Un account è il punto di accesso ad Analytics. Ad un'organizzazione possono appartenere uno o più account, però è condizione necessaria che dobbiamo disporre di almeno un account per accedere ad Analytics e identificare poi le proprietà da monitorare. Quindi, per prima cosa facciamo? Creiamo l'account. Quando viene creato un account, gli viene assegnato un ID univoco, che è una stringa di codice che noi possiamo visualizzare nel codice di monitoraggio di Analytics e che è in grado di inviare i dati che rappresentano le interazioni, cioè i comportamenti dell'utente che attivano il codice di monitoraggio, come per esempio il caricamento di una pagina web. In poche parole, se avviene il caricamento della pagina, per esempio, vengono inviati dei dati ad Analytics che quindi ci identifica e ci mette nel proprio database.
In genere andrebbero creati degli account analytics distinti per le diverse attività o unità aziendali. Mi spiego meglio. Per esempio, noi in agenzia abbiamo tanti account quanti il numero dei nostri clienti. Quindi in questo caso ci sarà Bizen SRL come organizzazione, ma poi come account non soltanto Bizen, ma anche tutti gli altri domini dei nostri clienti. Per fare un esempio magari più intuitivo, possiamo dire che possiamo prendere per esempio il marchio Inditex, che penso più o meno tutti conosciamo. Quindi il marchio Inditex potrebbe essere l'organizzazione, quindi Inditex organizzazione, e al suo interno come account tutti i brand, quindi Stradivarius, Bershka, Zara, eccetera. E quindi è necessario che andiamo a creare, diciamo, più account per monitorare i dati dei singoli brand. Ok. Una volta creato l'account, viene automaticamente generata la proprietà. È possibile assegnare più proprietà a ciascun account. Come prima potevamo creare più account per un'organizzazione, anche adesso per un account possiamo creare più proprietà. Per esempio, potremmo avere la necessità di monitorare in modo diverso i diversi sottodomini, ad esempio in riferimento al blog. In questo caso, infatti, già dalla slide vedete che possiamo andare a monitorare o bizen.it, che quindi è il sito istituzionale, oppure blog.bizen.it, che è un dominio che quindi riguarda solo la parte del blog. Ogni proprietà quindi può raccogliere, può raccogliere i dati in modo indipendente, quindi utilizzando l'ID di monitoraggio che dicevamo prima, e quindi visualizzare i dati per una singola parte, in questo caso quindi o tutti i dati del sito o tutti i dati del blog. A sua volta, e siamo arrivati all'ultima parte, ogni proprietà può avere più viste. Allora, quando noi creiamo una proprietà ad un account, Analytics di default crea la prima vista. La prima vista che non presenta filtri e quindi include tutti i dati relativi alla proprietà, cioè è veramente lo specchio della proprietà. Ma nelle impostazioni di configurazione noi possiamo utilizzare anche la funzione dei filtri per determinare quindi i dati da includere nei nostri report per ciascuna vista, come per esempio per zona geografica o per sorgenti. Quindi quella particolare vista, per esempio, ci può far vedere i dati della zona geografica che noi abbiamo deciso di analizzare. A livello di vista, inoltre, possiamo impostare anche gli obiettivi, i cosiddetti KPI, di cui vi ho parlato prima, ma di cui vi parleremo molto anche dopo. Di questo, infatti, nel corso delle slide del webinar verrà esposto in maniera più ampia, diciamo. Ok, quindi dopo aver visto com'è strutturato, vediamo come funziona. Allora, possiamo suddividere il funzionamento di Google Analytics in quattro fasi principali: il monitoraggio, la raccolta dei dati, l'elaborazione degli stessi e la generazione dei report. Allora, la prima fase è quella del monitoraggio del sito web. Questa fase inizia con uno snippet di codice di monitoraggio che va incluso in ogni parte del sito in cui si decide di raccogliere i dati. Di norma viene messo però in tutte le pagine del sito, in quanto comunque noi vogliamo avere una panoramica dell'andamento di tutto il sito. Il codice quindi ci serve per tracciare le interazioni, quelle di cui parlavo prima, degli utenti che avvengono sul sito. Queste interazioni le possiamo nominare con termine tecnico IT. Quindi sono quelle interazioni di cui parlavamo prima, come per esempio può essere il caricamento di una pagina, oppure azioni che possono essere più specifiche però, come il click sul pulsante di riproduzione di un video o anche il click sul link. Quindi questo codice di monitoraggio, inoltre, oltre a far questo che ho appena detto, raccoglie anche i dati del browser, come la lingua impostata, il tipo di browser, il dispositivo, il sistema operativo che stiamo utilizzando. In questo caso può raccogliere i dati, quindi da più fonti e anche dalle sorgenti di traffico. Così noi possiamo capire cosa ha portato gli utenti nel nostro sito, cioè da dove sono arrivati. Ok, la seconda fase riguarda invece la raccolta dei dati sulle visite e sugli utenti. Una volta che quindi viene implementato il codice di monitoraggio, Google Analytics installa un cookie nel browser dell'utente per quel sito web, ma anche per i suoi sottodomini. Praticamente ogni volta che un utente interagisce con il sito, quindi fa una delle operazioni dette sopra, il codice di monitoraggio invia il lit, praticamente, che è la stringa di URL, che praticamente contiene tutta una serie di informazioni utili sugli utenti.
include informazioni utili che ci permettono anche di distinguere gli utenti nuovi da quelli di ritorno. Quali sono gli hit più comuni? Sicuramente è l'hit di visualizzazione di pagina, che viene attivato quando un utente carica una pagina. Noi quando atterriamo su un sito e vediamo anche solo l'home page, quello è l'hit più comune, cioè si è caricata la pagina e quindi veniamo identificati, diciamo. L'hit evento, che è quello di cui parlavo prima, cioè quando viene fatta un'operazione un po' più complessa, diciamo un po' più interattiva, e quindi magari quando andiamo a premere play appunto su un video, cliccare un link, oppure anche l'hit di transazione, cioè quello che avviene per gli e-commerce. In questo caso quindi verranno trasmessi i dati sugli acquisti online, come per esempio i prodotti, l'ID, lo SKU. Siamo arrivati alla terza fase, quindi, che è quella dell'elaborazione dei dati. Allora, una volta che l'hit è stato inviato e Google Analytics ha aggregato i dati, tutte le informazioni sono pronte per essere elaborate dai server di Analytics. Capire per noi il modo in cui Analytics raccoglie ed elabora i dati ci aiuta a comprendere meglio i report e il significato. Quindi durante il processo Analytics va ad aggregare i dati e li organizza in base a dei criteri specifici, come per esempio, come dicevo prima, l'uso di dispositivo mobile o desktop, il browser utilizzato, la lingua utilizzata. L'IT quindi include anche altre informazioni che, oltre appunto a darci una panoramica di qual è l'utente, ci permette anche di individuare gli utenti che sono nuovi da quelli di ritorno. Inoltre Google Analytics arricchisce i dati che prende tramite l'IT anche utilizzando altre sorgenti esterne come gli indirizzi IP o gli altri dati di pubblicazione degli annunci di Google Ads. Quindi Google Analytics, per capire il coinvolgimento di un utente in un sito, raggruppa tutti questi IT insieme in un periodo temporale definito, che poi definiamo noi e ve lo dirà Mattia quando vi fa vedere i report, e questi hit raccolti in un periodo temporale vengono chiamati sessioni. Cosa intendiamo per sessione? Allora, una sessione, appunto, che è questo raggruppamento di hit in un periodo temporale, inizia quando un utente giunge su una pagina che contiene il codice di monitoraggio e genera l'hit di visualizzazione di pagina. Appena atterriamo sul sito, noi comunque veniamo identificati, parte l'hit di visualizzazione della pagina. Se non vengono registrati altri hit, la sessione termina dopo 30 minuti, quindi c'è un tempo limite. Se un utente, però, torna su una pagina dopo la fine dei 30 minuti, quindi dopo la fine della sessione, ne inizia una nuova. Supponiamo, per esempio, anche che un utente ha visualizzato l'home page, l'ha subito abbandonata senza fare altre interazioni. In questo caso, per esempio, registra l'hit di visualizzazione perché la pagina si è caricata per quell'utente, però una sola sessione. Per impostazioni predefinite, le sessioni quindi scadono dopo 30 minuti oppure dopo mezzanotte. Una volta che sono stati poi organizzati i dati, Analytics può calcolare diverse metriche che poi ci appaiono nei rapporti. Quindi quali, per esempio, le sessioni, come è stato appena detto, ma anche le pagine per sessioni, la durata della sessione, le pagine maggiormente viste, come possiamo vedere anche nello screenshot. Di questo poi vi parlerà in maniera approfondita Mattia. Ok, allora una volta che vengono elaborati i dati, Google Analytics li converte in dimensioni e calcola le relative metriche. Allora, le righe le utilizziamo per le dimensioni e le colonne nelle metriche. Allora, tutti i report di norma includono un'unica dimensione e le metriche corrispondenti ad ogni valore di tale dimensione. Mi spiego meglio. Le dimensioni sono attributi qualitativi dei dati, come per esempio la dimensione città, in questo caso, indica la città come Milano e Roma, quindi da cui ha avuto origine la sessione o, per esempio, da cui hanno avuto origine gli utenti o i nuovi utenti. Le metriche invece sono misurazioni quantitative, cioè la metrica sessioni indica il numero totale di sessioni, la metrica utenti invece gli utenti che hanno avviato almeno una sessione nell'arco temporale considerato e indica quindi il numero di utenti. Quindi Analytics calcola le metriche
e le raggruppa in due modi possibili. Allora, come aggregati, per esempio il primo dato numerico in alto nella tabella, per esempio il totale delle sessioni. In questo caso, quindi, il totale delle sessioni è 2.498.335. Oppure come specifiche dimensioni, quelle che si riferiscono alle righe. E quindi, per esempio, possiamo vedere le sessioni di una particolare città, per esempio Milano 484.636. Ok, quindi oltre a permetterci di vedere il numero totale di sessioni che arriva da tutta l'area che noi andiamo a considerare, ci guarda anche quella della singola città nel caso specifico. Ok, ora passo la parola a Mattia che vi illustrerà i report che vi possono essere più utili in Google Analytics. Praticamente questa panoramica che vi andiamo a fare, il nostro obiettivo è quello di rendervi un attimo più consapevoli di cosa si può vedere su Google Analytics e di quali sono i dati più importanti da andare a monitorare. Dopo questa bella panoramica introduttiva, andiamo a vedere un pochino più nello specifico che tipologia di rapporti possiamo andare a vedere. Ce ne sono tantissimi, ovviamente andremo a vedere quelli più rilevanti per andare a monitorare e poi fare un bilancio delle nostre attività di marketing all'interno appunto di Google Analytics. Allora, i rapporti di Google Analytics sono 5 e li vediamo appunto da questo screen. Sono in tempo reale, pubblico, acquisizione, comportamento e conversioni. Il primo rapporto, quello in tempo reale, ci consente di monitorare l'attività sul nostro sito nel momento stesso in cui questa si verifica. I rapporti sono costantemente aggiornati e ogni hit viene segnalato pochi secondi dopo che si verifica. Quindi, facendo un esempio, possiamo vedere quante persone stanno visitando il nostro sito in questo preciso istante, quali pagine stanno visualizzando o con che eventi stanno interagendo. E addirittura possiamo vedere anche la conversione, la conversione finale. E diciamo che il rapporto in tempo reale ha un po' una valenza a sé stante. Gli utenti che noi possiamo monitorare in real time vengono poi categorizzati all'interno degli altri 4 rapporti, che sono quelli principali, dopo 24 ore dalla loro stessa sessione. Motivo per cui, quando andiamo a fare un bilancio dei dati, ci facciamo riferimento quasi unicamente ai 4 rapporti più importanti, che sono appunto pubblico, acquisizione, comportamento e conversioni. Cominciamo andando a vedere il pubblico, che appunto è ovviamente il primo che incontriamo. Piccola premessa, tutti i dati che noi visualizziamo all'interno dei rapporti possono avere dei macrofiltri, 2 filtri principali che vanno a pulire, sistemare tutti i dati che poi noi visualizziamo all'interno dei rapporti. Uno è la data, semplicemente possiamo definire la data, l'arco temporale che vogliamo monitorare nello specifico, quindi potrebbe essere dall'installazione del codice di Analytics a ieri, oppure potrebbe essere un periodo più ristretto a seconda poi se vogliamo monitorare qualcosa di più specifico. L'altra tipologia di filtro sono i segmenti. I segmenti non sono altro che dei sottoinsieme dei nostri dati di Analytics che creiamo noi manualmente. Quindi un esempio di un segmento potrebbe essere gli utenti di una specifica città, di uno specifico paese, oppure degli utenti che hanno acquistato una determinata linea di prodotti o che hanno visitato una determinata sezione. Quindi essenzialmente attraverso i segmenti possiamo isolare un sottoinsieme dei nostri dati in modo che, se impostato a priori, tutti i nostri rapporti faranno riferimento unicamente a quel segmento lì. Ok, cominciamo a vedere la prima panoramica del pubblico con la sezione chiamata proprio panoramica. Altra piccolissima premessa, i dati che possiamo vedere nei grafici possono essere visualizzati o per utenti, che è la visualizzazione standard che dà Analytics, ma possiamo variare tranquillamente ogni metrica nel grafico, quindi possiamo impostare per esempio le sessioni o i nuovi utenti o quello che vogliamo, e a livello di visualizzazione possiamo anche diversificare per ora, giorno, settimana o mese. Ovviamente a seconda dell'arco temporale che scegliamo
darci anche un'idea del trend, è sempre meglio scegliere la metrica corretta. Quindi se facciamo un anno intero, ovviamente è meglio se visualizziamo il mese. Se visualizziamo invece, se vogliamo vedere solo 3 mesi di dati, anche se facciamo per settimana, va benissimo lo stesso. Allora, questa è appunto una panoramica generale del pubblico. In questo rapporto possiamo vedere molti dati interessanti, anche se comunque un pochino più generici. Quindi abbiamo gli utenti, i nuovi utenti, le sessioni, le visualizzazioni di pagina e anche metriche più qualitative come le pagine per sessione e la durata di sessione media, che fanno unicamente riferimento a di media quante pagine vede un nostro utente durante la sua sessione, che può appunto che è una durata di qualche minuto, insomma, tendenzialmente dal minuto in su. Facendo delle sessioni, ha parlato ampiamente prima anche Ilaria, appunto, e sono quel gruppo di interazioni con il nostro sito web in un determinato arco di tempo, con appunto una sessione che può scadere o dopo 30 minuti di inattività oppure scade a mezzanotte. Questo appunto ci aiuta poi per definire i nuovi utenti, appunto con il famoso ID che Analytics assegna a ogni utente univoco e casuale, in modo che se lo rincontra lo categorizza invece con un visitatore di ritorno. E poi abbiamo le visualizzazioni di pagina totali, chiaramente quindi sono il numero totale delle pagine che sono state visualizzate, e poi abbiamo anche la frequenza di rimbalzo. La frequenza di rimbalzo non è altro che una sessione che si esaurisce in una sola pagina. Quindi di base è calcolato come una sessione che attiva una sola richiesta, ovvero apre un'unica pagina e non fa nessuna altra azione prima che la sessione scada. Sempre all'interno del pubblico possiamo vedere la parte dei dati geografici. Allora, sui dati geografici abbiamo la suddivisione per lingua e per località. Quella per località è sempre quella un pochino più comoda e quella un po' più utilizzata. Possiamo vedere come all'interno di questo rapporto il nostro pubblico sia categorizzato a seconda del paese di provenienza della propria visita. Quindi ovviamente beh, possiamo ordinarle per ogni metrica che preferiamo, quindi utenti, nuovi utenti o sessioni, o qualsiasi altra metrica, in realtà anche qualsiasi tipologia di conversione che abbiamo impostato. Tramite questo rapporto capiamo se il nostro target di riferimento, che magari pensiamo arrivi al nostro sito, sia effettivamente quello o se abbiamo qualcosa da variare. Nella slide successiva abbiamo fatto un piccolo focus sulla tabella in modo che si vedesse un pochino meglio, quindi appunto abbiamo il paese e abbiamo le rispettive metriche che fanno riferimento unicamente a quel paese. Se cliccato poi il paese va, andiamo un pochino più nello specifico, quindi possiamo vedere le città stesse del paese stesso, quindi appunto se clicchiamo sull'Italia ovviamente possiamo vedere quante visite provengono da Milano, da Roma e così via. Proseguiamo con, sempre rimanendo nel pubblico, un altro rapporto molto interessante è quello riguardante i dispositivi. Sotto la voce di dispositivo mobile abbiamo la panoramica. All'interno della panoramica possiamo vedere i 3 dispositivi da cui riceviamo maggiori sessioni, comunque maggiori utenti. Sono 3, ovviamente, sono il desktop che fa riferimento a tutte le tipologie di computer, quindi fisso o portatile che sia, il mobile che fa ovviamente riferimento a tutti i nostri cellulari e poi il tablet. Analytics riesce a fare una diversificazione dei diversi dispositivi grazie alla diversa risoluzione che questi hanno, quindi ovviamente se uno schermo ha una determinata risoluzione riesce a capire che non è un cellulare ma che è un computer fisso. Solitamente abbiamo anche, appunto, grazie allo sviluppo tecnologico che abbiamo avuto nell'ultimo decennio, tendenzialmente le visite arrivano maggiormente da cellulari. C'è una tendenza comunque nei mercati B2B, quindi business to business, invece al traffico da desktop. Questo perché solitamente in queste tipologie di settore le visite ai diversi siti arrivano durante un orario di ufficio, quindi solitamente quando c'è una postazione. Poi,
Questo mi ha fatto, ho fatto sempre un piccolo focus tanto per farvi vedere meglio la tabella. Comunque le metriche sono sempre fisse, quindi utenti, nuovi utenti, sessioni e anche quelle collegate al comportamento e alle conversioni, quindi frequenze di rimbalzo, pagine per sessione e così via. Passiamo ora agli altri tre rapporti. Qui abbiamo fatto un piccolo paragone per mostrarvi come i tre rapporti collegati a acquisizione, comportamento e conversioni fanno riferimento diretto a un concetto di canalizzazione. Cosa vuol dire? Una canalizzazione di base prevede di fatto l'acquisizione, quindi la creazione di awareness, catturare l'interesse del nostro utente, del nostro potenziale cliente. Abbiamo poi la parte del comportamento, che è il momento in cui i nostri utenti interagiscono con la nostra azienda, che in questo caso ovviamente è il nostro sito. E poi la conversione, quindi di fatto quando un utente diventa nostro cliente o in questo caso potenziale cliente. Riguardo questa tematica vi invito a recuperare il webinar fatto settimana scorsa da Mauro e vi invito anche a seguire quello che effettueremo venerdì dalla nostra collega Daniela che parlerà di marketing automation. Ne facciamo un focus ora sulla parte dell'acquisizione. Allora, nell'acquisizione, uno dei rapporti più importanti è quello collegato ai canali, che possiamo vedere appunto sotto tutto il traffico nella sezione canali. Allora, questo rapporto ci fa capire da dove arrivano i nostri utenti. Quindi, i canali principali di fatto sono cinque. Abbiamo il traffico organico, che è il traffico che proviene da motore di ricerca. Cosa vuol dire? Un utente fa una ricerca su uno dei motori, principalmente Google, trova il nostro sito tra i risultati e lo clicca. Quello è il traffico organico, che poi è qualitativamente quello migliore, poiché appunto rispondiamo a un'esigenza, a una richiesta effettiva di un utente. Abbiamo poi il traffico diretto, che sono le sessioni in cui l'utente digita l'URL del nostro sito direttamente nel suo browser, nella barra in alto. Oppure se atterra sul nostro sito per averlo salvato in uno dei segnalibri o tra i siti preferiti. Quindi appunto arriva direttamente al nostro sito in uno di questi due modi. Abbiamo poi il traffico da referral, che è il traffico che proviene da altri siti web esclusi social network, quindi potrebbe essere un esempio un articolo di una testata giornalistica online che parla della nostra azienda, la cita a livello di link con il nostro sito. Se un utente leggendo l'articolo clicca su quel link e atterra sul nostro sito, viene categorizzato sotto il traffico da referral. Abbiamo poi il traffico da social, questo è semplicemente il traffico da social network. E poi abbiamo il traffico a pagamento che viene diversificato per paid search e display, che però fanno sempre riferimento alla stessa attività. Quindi sono tutte quelle campagne a pagamento online che fanno principalmente riferimento a Google Ads. Adesso facciamo una piccola panoramica anche sugli altri tipi di rapporti di acquisizione. Sono un po' che fanno parte già di un utilizzo un pochino più evoluto di Google Analytics, perché include il collegamento con altre piattaforme. Google Ads è abbastanza evidente, quindi riusciamo a collegare il nostro profilo di Google Ads, nel quale facciamo campagne a pagamento, e ci permette di vedere i dati in modo totale direttamente da Analytics. La Search Console, per chi non lo sapesse, è un altro strumento di Google che di fatto va in parallelo a Google Analytics, lo completa, ci dà altri dati come le impressioni e i click effettivi che ha effettuato il nostro sito e abbiamo la possibilità di collegarlo ad Analytics. In questo caso mi sento comunque di consigliarvi di utilizzarlo come uno strumento a parte, quindi nella sua sezione dedicata. Per il semplice fatto che il collegamento con Google Analytics non ci mostra tutti i dati, soprattutto quelli collegati alla copertura, che ci dice i diversi errori delle nostre pagine, per esempio i 404, quindi le pagine di errore. La categoria dei social è
quella specifica collegata ai social network, quindi in questo caso riusciamo a monitorare un pochino più nel dettaglio il comportamento degli utenti che atterrano sul nostro sito direttamente da uno dei social network. La voce delle campagne è dedicata al monitoraggio di tutte quelle campagne che un po' esulano dalle voci precedenti. Meriterebbe un po' un webinar a sé stante da parte delle campagne. Comunque vengono definite in base a dei tag interni che sono essenzialmente gli UTM, ovvero vi faccio un esempio pratico. Quando facciamo una campagna mail, per esempio dedicata a dei saldi estivi, all'interno delle mail che ovviamente andiamo a mandare ai nostri clienti ci saranno dei link che rimandano al nostro sito. Se questi link contengono quelle porzioni extra di informazioni che aggiungiamo all'URL, riusciamo a monitorarli correttamente all'interno di questa voce. Però appunto meriterebbe un focus a sé stante solo la parte delle campagne. Passiamo ora al comportamento. Allora, il comportamento, abbiamo voluto fare un focus su due voci principali, su due rapporti principali, quello dedicato ai contenuti del sito, in particolare tutte le pagine. In questo caso possiamo vedere tutti i dati effettivi per ogni singola pagina. Quindi per ogni singola pagina possiamo vedere il numero di visualizzazioni, le visualizzazioni uniche, la percentuale di uscita e il valore della pagina. Questo è uno dei valori un pochino più particolari di Google, nel senso che se il nostro sito è un e-commerce, lui attribuisce un valore a ogni pagina che è partito dalla sessione dell'utente, ovvero se un utente fa una conversione di 50 euro passando per 5 pagine, ogni pagina avrà un valore di 10 euro, quindi è molto basico. Se invece il nostro sito non è in e-commerce, quindi impostiamo noi manualmente le conversioni, quindi per esempio la compilazione di un form di contatti, dobbiamo darci noi un valore effettivamente nel momento dell'impostazione. Quindi se per noi un form di contatti vale 10 euro potenzialmente, l'algoritmo di Google ovviamente calcolerà il valore della pagina facendo riferimento a questo nostro punto. Il secondo rapporto che vorrei mostrarvi all'interno del comportamento è quello dedicato agli eventi. Allora, gli eventi sono le effettive interazioni con i contenuti all'interno delle nostre pagine. Quelli più facili, più intuitivi sono per esempio i click su un link piuttosto che il download di un PDF, di un materiale o la riproduzione di un video. Gli eventi di base si suddividono in tre categorie, chiamiamole così. Una si chiama proprio categoria di evento. La categoria dell'evento è un nome che noi stessi indichiamo allo scopo di raggruppare gli oggetti da analizzare. Quindi essenzialmente utilizzeremo lo stesso nome lo sostituiremo il nome della categoria che ci è più comodo, quindi potrebbe essere semplicemente download, per esempio. L'azione dell'evento è invece il parametro che viene utilizzato per assegnare un nome a quel tipo di evento, quindi di base all'interazione. Per esempio, se vogliamo vedere l'azione di un video contenuto nella nostra pagina, potrebbe essere semplicemente riproduci, interrompi, metti in pausa. Quindi è l'azione stessa. L'etichetta dell'evento è invece quella che ci dà qualche informazione aggiuntiva che di fatto non è la voce che andiamo a impostare noi. Facendo un esempio pratico, potremmo mettere la categoria download, l'azione PDF, quindi di fatto l'azione totale è lo scaricamento di un contenuto in PDF. L'etichetta ci dirà da quale pagina arriva il download. Quindi se abbiamo lo stesso materiale in più pagine, attraverso l'etichetta riesco a vedere da quale pagina nello specifico arriva il download. Passiamo ora all'ultima fase della canalizzazione che abbiamo visto prima, che è quella delle conversioni.
Allora, all'interno delle conversioni abbiamo due macrocategorie, ovvero le conversioni, gli obiettivi e l'e-commerce. Gli obiettivi fanno riferimento ai siti istituzionali, quindi di fatto quelli che non includono una transazione all'interno del sito stesso. Questi obiettivi, che appunto, come possiamo vedere sotto conversioni, obiettivi, semplicemente andiamo a cliccare su panoramica, vanno impostati manualmente. Quindi siamo noi che diciamo a Google Analytics, guarda che per me un obiettivo completato può essere il form di contatti compilato appunto da un utente e inviato, o per esempio l'iscrizione newsletter. Quindi andiamo a impostarlo noi manualmente in modo che poi Google Analytics ci permetta di monitorarlo. La seconda parte invece è delle conversioni, quella dedicata all'e-commerce. Questa è già un pochino più evidente, nel senso che è anche più facile in realtà da impostare perché è una funzione automatica di Google Analytics, quindi noi diciamo a Google Analytics che il nostro sito è un e-commerce e lui riesce a monitorare in modo autonomo questi dati. In particolare vediamo le entrate, il tasso di conversione, le transazioni e il valore medio degli ordini. Le entrate e le transazioni sono effettivamente le entrate che c'erano nei nostri prodotti a livello monetario in base al tipo di moneta che noi impostiamo, quindi dollaro, euro o quello che preferiamo. Le transazioni sono gli effettivi acquisti completati. Il tasso di conversione e valore medio sono dei rapporti. Il tasso di conversione è il rapporto delle transazioni rispetto agli utenti, quindi una percentuale degli utenti che hanno effettuato una conversione. Il valore medio degli ordini è invece il rapporto tra il numero di entrate e le transazioni. All'interno di questo rapporto possiamo anche vedere nello specifico i prodotti che hanno generato più entrate, che è appunto il rapportino sotto che ci dice il livello di percentuale rispetto alle entrate, quanto introito ha portato ogni singolo prodotto. Ottimo, adesso ripasso la parola a Ilaria, che invece vi parlerà della definizione di un piano di misurazione. Allora, quindi parliamo appunto, come ha detto Mattia, del piano di misurazione. Allora, per capire quali dati raccogliere in Analytics e quali elementi configurare, bisogna prima però stabilire una chiara strategia di misurazione per la nostra attività online. Quindi noi vi consigliamo di dedicare un po' di tempo alla definizione degli obiettivi della vostra attività e a come pensate di misurarli. Allora, il piano di misurazione infatti ci permette di decidere cosa dobbiamo misurare identificando i nostri obiettivi di business. In pratica si tratta di un modo per adattare le impostazioni di configurazione di Google Analytics agli obiettivi della nostra attività. Un buon piano di misurazione quindi include un obiettivo commerciale generale, cioè le varie strategie che lo supportano e le tattiche che ci permettono di portare a termine tali strategie. Ciascuna tattica deve disporre di indicatori chiavi di performance, i KPI di cui parlavo prima, che ci consentono quindi di misurare i risultati della nostra attività di digital marketing. La misurazione dei KPI infatti ci aiuterà a capire se quella che abbiamo messo in atto è la digital strategy corretta o ci permetterà di migliorare per il futuro le nostre azioni di marketing e quindi di business. I nostri risultati, quindi i KPI, possono essere suddivisi però in due categorie, cioè in macro e micro conversioni. Allora, di norma le macro conversioni misurano le tattiche che supportano le strategie, mentre le micro conversioni sono delle metriche che ci aiutano a capire meglio il comportamento degli utenti per fare in modo di portarli verso le macro conversioni. Ma ora li vediamo più nel dettaglio. Noi chiamiamo macro conversioni gli obiettivi quindi più generali della nostra attività online e il fine ultimo della stessa. Per fare degli esempi, possiamo vedere che effettivamente in un e-commerce il macro obiettivo può essere l'acquisto di un prodotto, mentre nella lead generation come macro obiettivo può esserci quello della compilazione di un modulo di contatto. Ma non ci sono solo i macro obiettivi, quindi proprio gli scopi ultimi della nostra attività. All'interno di questi, nel nostro percorso, ci possono essere altri piccoli obiettivi che avvicinano gli utenti agli obiettivi principali.
Ad esempio, questo può essere una registrazione, un'iscrizione alla newsletter, oppure ancora una registrazione per ricevere un coupon via mail, per fare degli esempi con l'e-commerce che forse è più intuitivo. Queste le chiamiamo micro conversioni perché spingono l'utente verso quelle macro, ma non sono il fine ultimo della nostra strategia. Per definire poi un piano di misurazione corretto, è importante capire che tipologia di obiettivo persegue la nostra azienda attraverso il nostro sito internet. Perché oltre ad appunto a dire che ci sono i macro e i micro obiettivi, possiamo anche capire che ci sono anche tipologie di sito diverse. Le tre principali sono il sito vetrina e quello informativo, il sito inbound e il sito e-commerce. Il sito vetrina è un sito internet molto semplice che di norma viene utilizzato per presentare dei prodotti e dei servizi che vengono offerti dall'azienda, ma sono quasi mostrati, diciamo, come un biglietto da visita o come una brochure online, cioè vogliono solo rafforzare la percezione del brand aziendale. In questo caso quindi non si parla di siti complessi in cui ci sono servizi personalizzati, sezioni notizie, sono proprio delle sorte di brochure online. Per sito informativo, invece, che è equiparabile, diciamo, al sito vetrina come sito base, ci sono contenuti che invece sono tesi ad informare l'utente, però non per scopi commerciali. Il sito inbound invece è un sito un po' più evoluto, diciamo, perché è un sito internet che vuole attrarre il traffico di qualità dai clienti potenziali, che sono quindi interessati a conoscere meglio gli argomenti proposti e l'obiettivo ultimo è quello della lead generation, cioè la raccolta di contatti che però siano proprio in target. Un sito e-commerce invece va da sé che tutti noi sappiamo cos'è e quindi ci presenta dei prodotti e dei servizi che vengono venduti direttamente online. Quindi il fine ultimo di questo ovviamente è la vendita. Una volta che abbiamo definito lo scopo del nostro sito internet e la tipologia di sito che abbiamo, ancora prima, bisogna quindi determinare i KPI che ci sono utili quindi per capire l'andamento delle nostre attività di digital marketing. Ora qui vi abbiamo fatto degli esempi. Allora, iniziamo dal sito, diciamo, più semplice, quindi quello vetrina o informativo. Un esempio qui proposto è quello del comune di Padova. Allora, l'obiettivo, quindi, in questo caso è quello di avere utenti che si informano e che visitano le pagine. In questo caso, per esempio, infatti, vediamo che, cioè, possiamo analizzare, scoprire che la sezione più visitata dai cittadini, diciamo dagli utenti, è quella della sicurezza e non quella dei servizi online, per esempio, facendo un esempio proprio basato sullo screenshot. Di conseguenza possiamo andare a creare contenuti per quella sezione o magari anche destinare il budget più a quelle attività anche dal punto di vista offline e non soltanto online. In questo caso, infatti, come c'è scritto, andremo più a tracciare una linea di comportamento dell'utente, quindi i nostri KPI principali saranno il numero di utenti, il numero di sessioni, oppure con l'esempio che vi ho appena fatto, le pagine più viste, quindi quali sono le pagine che attirano maggiormente l'interesse dei nostri utenti. Per quanto riguarda invece il sito inbound, il fine ultimo è quello della lead generation. Quindi i KPI principali sono sicuramente quello di scaricare il materiale informativo e la compilazione del form di contatto. Oltre a queste cose si possono scaricare, diciamo, non soltanto materiali informativi ma anche schede tecniche, oppure si possono scaricare brochure, quindi non soltanto la compilazione del form contatti e lo scaricamento del materiale informativo. In qualche modo si può anche cercare con questi siti di informare maggiormente gli utenti tramite contenuto. Per quanto riguarda invece il sito e-commerce, il fine ultimo, appunto, come dicevamo prima, è quello della vendita dei prodotti. Quindi i KPI, appunto, sono il numero di transazioni, il valore medio e le entrate totali. L'obiettivo quindi sarà anche quello, in questo caso, di cercare di fidelizzare gli utenti, fare in modo che magari ritornino a comprare sul nostro sito. Allora, una volta però dette queste cose, una volta che acquisiamo i nostri dati, insomma i contatti, come possiamo utilizzarli però? Allora, per esempio, qui abbiamo fatto tre esempi. Per esempio, i publisher potrebbero utilizzarli per creare un pubblico fedele, per le proprie pubblicità sul sito, in base proprio agli interessi degli utenti.
per quanto riguarda gli e-commerce, possono capire il comportamento e capire come vendere meglio i prodotti e i servizi. Per esempio, magari vendevano un prodotto in un modo e un altro prodotto lo vendevano in un altro, e vedono che effettivamente la vendita in un certo modo, comunicando, diciamo, quel prodotto in un modo, magari funziona di più dell'altra. Oppure per i siti della lead generation si possono raccogliere i dati proprio per i venditori, per farli entrare in contatto con appunto i lead potenziali. Ora ripasso la parola a Mattia, che vi andrà ad illustrare le conclusioni e quindi traiamo le somme praticamente dello scopo di questo webinar. Eccoci. Allora, tiriamo un attimo le somme, appunto, come ha detto Ilaria. Perché utilizziamo Google Analytics? Abbiamo utilizzato questa frase di Edward Deming, che per chi non lo sapesse, insomma, è stato un ingegnere, un saggista, nonché docente di gestione aziendale negli Stati Uniti. Senza dati sei solo un'altra persona con un'opinione. Perché abbiamo utilizzato questa frase? Questo è per dirvi che qualsiasi operazione di marketing che andiamo ad effettuare per la nostra azienda ha bisogno di dati tangibili per poi farne un bilancio. Quindi Google Analytics di fatto ci permette di avere tutti quei dati necessari per prendere decisioni su cosa funziona e cosa non funziona delle nostre operazioni di marketing. E queste decisioni sono decisioni consapevoli, perché basate unicamente su dati matematici, su dati di effettivi di pubblico, acquisizione, comportamento e conversioni, che sono poi i principali report da cui attingiamo le nostre informazioni. Quindi abbiamo visto che dal pubblico possiamo valutare le caratteristiche generali dei nostri utenti. Attraverso l'acquisizione capiamo da dove arrivano i nostri utenti, quali sono i nostri canali predominanti, quindi se i nostri canali funzionano, se è quello che ci aspettavamo. Il comportamento: vediamo il modo in cui il nostro utente medio interagisce con la nostra azienda, con il nostro sito, all'interno appunto della nostra attività. E le conversioni, ovviamente, facciamo un bilancio delle effettive operazioni. Hanno portato quello che speravo? Hanno portato vendite? Hanno portato forma di contatti? Quindi, a seconda del nostro obiettivo, anche il nostro sito deve rispecchiarlo, quindi la sua struttura deve avere un fine a seconda dell'obiettivo che ci poniamo. Posto l'obiettivo, e quindi posto i nostri KPI, dobbiamo poi definire quel piano di misurazione che ci permette di capire che se le nostre operazioni funzionano, vuol dire che abbiamo raggiunto quei KPI, quindi il piano di misurazione poi ci darà risultati positivi. Se ovviamente non li raggiungiamo, è il momento di sedersi a un tavolo insieme al nostro team e riformulare la nostra strategia. Direi che abbiamo concluso. Se avete delle domande rispetto ai contenuti proposti oggi, potete compilare la sezione Q&A che trovate qui sotto. Sì. Beh, innanzitutto, Ermanno, sì, questa è tutta la versione gratuita di Google Analytics, non facciamo nessun riferimento alla versione a pagamento, che poi è recentissima. E per quanto riguarda invece la località, solitamente si basa su gli IP, quindi di base il problema in realtà nasce nel momento in cui ci colleghiamo dal cellulare, perché spesso e volentieri veniamo categorizzati sotto IP server, comunque ci colleghiamo a delle reti che geograficamente non fanno effettivamente riferimento a dove siamo. E infatti la maggior parte del traffico, se abbiamo maggior parte del traffico a mobile, viene categorizzato spesso sotto Milano e Roma, perché spesso e volentieri le celle vengono attaccate, si attaccano lì. Però di base sì, si basa sugli IP la geolocalizzazione. Ok, ci viene chiesto se oltre ad Analytics ci sono altri strumenti per visualizzare i dati, se Ilaria e Mattia volete provare a dare una risposta. Beh, in primis la Search Console, sicuramente, che è uno strumento a sé stante sempre di Google,
Poi per varie campagne a pagamento il pannello di Google Ads comunque è più completo rispetto al collegamento stesso con Google Analytics. Ovviamente il pannello invece di Facebook è dedicato alle campagne a pagamento dedicate appunto al social network e anche gli altri rispettivi social hanno comunque la loro gestione a sé stante. E poi ci sono altri strumenti simili ad Analytics, anche se vengono ovviamente poco utilizzate. Se non sbaglio, c'è uno strumento di Bing dedicato, e c'è anche lo strumento dedicato di Yandex, quindi l'Analytics di Yandex per appunto il motore di ricerca russo. E sto dimenticando qualcosa, Ila? No, più che Forse altro sì. Google, essendo il motore di ricerca comunque più utilizzato in tutto il mondo e avendo più dati, diciamo, di tutti gli altri motori di ricerca, per forza di cose, in ogni caso è proprio Google Analytics è quello che viene di più utilizzato e che forse dà anche dati più specifici, proprio per questo sistema di ricerca che viene fatto nel web. Ecco, non so se volevate magari fare un piccolo accenno a Data Studio, che è un altro strumento valido per la Sì, beh, visualizzazione dei dati. chiaro, il Data Studio è una vera e propria visualizzazione dei dati stessi, ovvero uno strumento che si collega direttamente a tutte le altre piattaforme di monitoraggio per darci dei report live, quindi con la possibilità di modificare il periodo temporale. Diciamo che viene utilizzato soprattutto per creare dei report dinamici, in modo che possiamo tranquillamente modificare le date e i dati appunto cambiano con esse. Però sì, ovviamente anche Data Studio ovviamente a livello di visualizzazione è molto 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 utile. Più che altro a livello più di visualizzazione, di reportistica, più che di cattura di nuovi dati e quindi creazione di report nuovi, perché in ogni caso va a prendere, sì, diciamo, attacca, vabbè, tra virgolette, con altri software e quindi ci permette di rappresentare in un unico pannello una serie di dati che provengono da software diversi, come possono essere Google Analytics, Google Ads, la Search Console, eccetera. Ma non crea nulla, diciamo, di nuovo, è solo proprio un modo per rappresentare le cose, però assolutamente sì, molto valido. Ok, allora Francesco, riguardo alla pagina aziendale sui social, allora il monitoraggio dei social dipende anche dalla tipo di attività che facciamo, se è solo traffico organico, quindi appunto traffico naturale, diciamo, alla nostra pagina aziendale. Comunque noi monitoriamo in Analytics le visite che provengono dal social, non nello specifico da una pagina specifica, anche se anche è vero che per esempio LinkedIn ha una sola pagina, a meno che non si arrivi tramite al nostro sito, tramite per esempio il profilo dei dipendenti. Però ti consiglio sempre di utilizzare in primis lo strumento di monitoraggio che ti offrono i social stessi e successivamente di passare ad Analytics se ti serve qualche dato un pochino più generico, quindi il comportamento dell'utente magari che arriva da social piuttosto che appunto se arriva da qualche altro canale. E invece Francesca ci chiede se abbiamo un sito con un'alberatura corretta i dati saranno falsati. Dipende cosa intendiamo per falsati, Esatto. nel senso che i dati saranno effettivi comunque. Poi l'effettiva funzionalità è un passaggio che appunto dobbiamo fare tramite il piano di misurazione attraverso l'analisi dei dati. Quindi se pensiamo che le pagine che noi vogliamo mettere in evidenza non vengono visitate abbastanza rispetto ad altre, allora è il caso di probabilmente di lavorare sull'alberatura. Se invece magari ci rendiamo conto che guardando Analytics i dati che ci aspettavamo fossero quelli, lo sono effettivamente, ben venga, quindi vuol dire che forse l'alberatura non è poi così sbagliata. Ok, benissimo. Se vi siete iscritti al webinar di venerdì, ci vediamo in quell'occasione.
Per chi ancora ci sta seguendo, vi anticipo che stiamo pianificando anche altri webinar per le prossime settimane, quindi non si chiuderà venerdì l'attività di Business Educational, ma continuerà con altri temi digital. Allora, grazie ancora a tutti e buona continuazione di giornata. Ciao, grazie ancora. Ciao.